Che ricordi ha di quel lontano 1953, quando la litografia Favia di Bari le affidò l'incarico di realizzare su commissione, se non sbaglio, del commendatore Elefante, all'epoca presidente del comitato organizzatore del carnevale di Putignano, la maschera di Farinella? Sì, mi ricordo bene perché io per Pavia lavoravo part-time. Non mi ricordo se andavo il pomeriggio o la mattina, no? Perché allora, anche allora c'era un patto di precariato, no? Per cui bisognava un po' con intelligenza mettere insieme diverse cose. Allora credo che lavoravo anche per l'ente provinciale del turismo e della fiera di Levante. E avevo anche questo incarico da Pavia dove conobbi appunto il commendatore Lepante, no? E in pratica è stato il primo manifesto che io ho fatto nella mia carriera. Quello che è curioso è che gli impianti di questo manifesto erano una specie di monumento, nel senso che allora non esisteva ancora la tecnica attuale della quadricromia, per cui con quattro colori si stampano tutti i colori possibili e immaginabili. Io avevo fatto il bozzetto e dall'esame dei tecnici di allora risultava che i colori erano addirittura 23. Per stampare ogni colore bisognava fare una lastra di pietra incisa con la selezione di un colore alla volta. La lastra aveva le dimensioni di 1 metro per 140 e alta 10 centimetri. Per cui mettendo insieme tutte le lastre che servivano a stampare il manifesto, si arrivava ad un volume di 1 metro per 140 per 2,30 metri. Perciò una cosa enorme. Questa è una delle cose più divertenti che io ricordo di quell'esperienza. Conosceva già il personaggio putignanese detto Afaranod? E da cosa si fece ispirare nel disegno e nei colori? Ma io in effetti, quando mi è stato sottoposto il personaggio con le sue caratteristiche, ho visto che era veramente una specie di barbone sporco che era difficile poi illustrare, data veramente la meschinità da un punto di vista estetico. Estetico, certo. Per cui io, con l'incoscienza dei giovani, perché allora avevo un'età tale da poter fare queste cose qui, ho capovolto tutta la situazione e ho fatto una cosa completamente diversa. Facendo questo mixage di arlecchino e il jolly delle carte dal gioco, no? E che allora credo che mi soddisfo abbastanza come esperimento. Però con un viso che fosse un po' nel viso, ricordava il discorso del conta di un personaggio Sì, rubizzo, no, l'unica ubriaco. cosa che ricordava il personaggio era il naso rubizzo dell'ubriacone, no? E le sopracciglia magari folte. Però l'abito era completamente stravolto perché praticamente da un pezzente era venuto fuori invece un personaggio tutto sommato abbastanza È anche elegante, un po' contraddittorio in un certo senso, tra un viso
diciamo più rozzo, ha invece una postura più elegante e dinamica. Rimase soddisfatto della stampa del primo manifesto? Con i mezzi di allora era il massimo, perché non si può fare nessun rapporto tra quello che si può fare oggi e quello che si faceva, ripeto, pensare ad un impianto che è di 1 metro per 1,40 per 2,30 è una casa, praticamente. Il procedimento era costosissimo, che già l'incisione delle lastre. Adesso è una cosa che si fa in 20 minuti, praticamente con quattro pellicole. Ha avuto modo negli anni di seguire un po' il carnevale di Putignano e se magari ha visto qualche manifesto pubblicitario di promozione del carnevale di Putignano e se c'è qualcuno che l'ha colpito oppure ha apprezzato o meno? No, perché poi a un certo punto io sono andato via da Bari. Per cui ho perso qualsiasi contatto, in effetti. Ha visto mai un'edizione del Carnevale di Putignano? O quale? Come mai, secondo lei, successivamente il Carnevale di Putignano e la sua maschera identificativa, quindi Farinella, hanno perso interesse rispetto a manifestazioni gemelle in Italia e in Europa? Colpa di un'amministrazione comunale, colpa di gestioni o cos'altro? Cos'è che secondo lei non ha, o se si è mai fatto un... Secondo me l'unica parola che si può dire è che sud significa una cosa precisa. Cosa pensa del fatto che Farinella venga fatto vivere oggi attraverso l'interpretazione teatrale? E appunto, della mezza maschera in cuoio di Farinella che ha realizzato il mascheraio Andrea Cavarra per il Farinella interpretato. Cosa pensa di questo aspetto? Beh, è una maniera di fare vivere una cosa inerte come un disegno e farla diventare viva. Cosa ne pensa della ristampa della cartolina appunto di Vito Radio fatta nel 1964 circa? Ma il discorso, secondo me, è sempre quello del progresso tecnologico, nel senso che praticamente è stata realizzata con delle grosse difformità dall'originale, che si faceva un po' tutto a livello empirico, non scientifico. Secondo lei, come si può continuare a dare dignità ad una maschera valorizzando al contempo la storia, l'identità e la cultura di un territorio? Bah, innanzitutto io un'operazione che avevo fatto era stata quella di ridisegnare la maschera, però a distanza di, non so, 40-50 anni, ossia dandole una tridimensionalità che con le tecnologie attuali di disegno erano possibili rispetto a quelle del 53, rispettando comunque le caratteristiche originali, e credo che l'operazione sia riuscita abbastanza bene, limitandomi però solo alla testa, perché così diventava più corposa come immagine, no? Putignano, appunto, paese della cartapesta, di grandi maestri cartapestai, tra cui anche, parlavamo prima, di Armando Genco, che è stato uno dei più importanti, cartapestai della cultura putignanese. E lui nel 66 fa un Farinella per la prima volta in cartapesta, quindi provando a dare una tridimensionalità. Cosa pensa di questa rielaborazione, di questo, non rielaborazione, questa dare tridimensionalità con la cartapesta al suo manifesto, al suo Farinella? Ma è un'interpretazione in effetti, no? Per cui se avessimo preso 10 maestri cartapestai avrebbero fatto 10 cose diverse.
però ispirandosi sempre alla povertà dell'immagine nata in due dimensioni. Certo, quindi comunque lei apprezza questo tentativo, cioè deduco che lei apprezza. No, ma poi direi che sarebbe stupido dare un giudizio, perché in pratica è una interpretazione di un fatto a due dimensioni e portarlo in tre. Lei ha seguito il momento in cui il Carnevale di Putignano era in auge, quindi la lotteria di Capodanno, le trasmissioni, direi uno... E quelli sono stati momenti abbastanza felici per Putignano, mi ricordo. Ha qualche ricordo in particolare rispetto a queste cose? O... Sì, perché era collegata alla lotteria di Capodanno, che era importante. È sempre il discorso nord-sud, di cui abbiamo detto prima, no? Allora ha goduto di un favore nazionale e per cui la maschera è cresciuta. È ovvio che se viene ignorata prevale invece Viareggio. Certo. Non è che si può intervenire e dici no, ma perché non noi? Vabbè.